Oh, che bello ragazzi, bentornati, oggi è venerdì e quindi come ogni venerdì della settimana arriva il nuovo episodio sulla Virus Saga. Abbiamo raggiunto l'episodio numero 5, sono contentissimo perché la serie è la serie ufficialmente più famosa e con più successo di tutto il canale. Ordunque non ci fermeremo, anzi ne miglioreremo la qualità. Come sempre vi aspetto nei commenti se volete lasciare del feedback e come sempre vi invito a lasciare in questo momento un'iscrizione a questo canale. Stiamo puntando ai 100.000 iscritti entro fine anno e grazie al vostro aiuto spero tantissimo che il mio sogno un giorno si possa realizzare. Bene bene, a che cosa diamo un'occhiata oggi? Questi sono dei virus che mi avete consigliato sempre voi sotto alla sezione commenti. Io leggo un Happy Virus Christmas. Che cos'è questo ragazzi? Il virus di Natale? Io ho un po' paura ad aprire quello che c'è all'interno di questa cartella. Addirittura ho scaricato WinRAR in questo computer. Quindi questa macchina virtuale diventa sempre più potente ogni episodio che passa. Beh, in realtà è stata distrutta un sacco di volte, ma questo non lo sa nessuno, perché nessuno ha visto gli altri episodi, vero? Ma bando alle ciance, come sempre siamo qui per testare gli effetti di questi virus e ovviamente oggi non saremo da meno, vediamo che cosa ci riserverà il futuro oggi. Allora, dal nome i due file che oggi, perché poi sono due, non doveva essere uno, sono due ragazzi i file, chilledwindows.exe e desktopboom.exe. Come sempre ragazzi ci tengo a dirvi di non imitare le azioni che vengono eseguite all'interno di questo video, ne facciamo sempre una serie solo a scopo divulgativo e dimostrativo, non testate questa roba nei vostri computer se ci tenete a mantenerli intatti e utilizzabili. Detto questo, trasciniamo queste due icone sul desktop e vediamo cosa viene fuori. Ovviamente mi dimentico tutte le volte di Windows Defender, fatti dare una carezzina, vieni qua che ci penso io a te. Tanto è interessante vedere come lo ha rilevato, si chiama Backdoor Win32. Ma l'hai già eliminato, ma per favore fammi vedere cosa diavolo. Backdoor Win32 Endrom MSR. La roba qui non ho la minima idea cosa significhi. Perfetto, direi che ci siamo. Trasciniamo sul desktop. E abbiamo cambiato stile, ragazzi. Siamo tornati su Windows 98. Cos'è sta roba? Ma non sembrano troppo paurosi questa volta. Desktop boom, vi dico la verità che tra i due è quello che mi fa un po' più paura. E dato che a noi ingegneri piacciono le cose paurose, partirei proprio da quello. Vediamo che cosa fa. Signori, stiamo per partire. Se ancora non vi siete iscritti a questo canale, è il momento giusto di farlo. Io so che mi odierete per tutte le volte che lo sto dicendo, ma nessuno capisce quanto io ci tenga a questo obiettivo. Per me è fondamentale ragazzi, 100.000 iscritti entro il 31 dicembre 2022. Detto questo, ingegnere versus virus, questa volta desktop boom. 3, 2, 1, let's go! Che cazzo c'è, terremoto adesso? Le icone stanno ballando. È tutto qua? No, vediamo che succede se sposto della roba. Devo ammettere che ho dei vibes di quando ero a Tokyo in Giappone, però se questo è tutto quello che fai, io apro il task manager e ti killo. Dov'è? Si nasconde? Dove diavolo è? No, un attimo, perché hai smesso di vibrare? Chiudiamo. Ma è smart sta roba! Cioè, fermi, quando apro il task manager, smette di vibrare! Ma è bellissima questa cosa, complimenti! Allora, terminale per noi! Lo killiamo, adesso lo killiamo. Kill VM desktop boom.exe. Operazione riuscita, processo terminato. Direi che a parte qualche glitch sullo schermo le cose si sono più o meno risolte. Io farei un riavvio del sistema, apro un attimo il terminale per controllare. Direi che possiamo riavviare e tornare qua tra un attimo. Beh, questo è stato facile, dai. Non vedo nulla di strano, non mi hanno cambiato icone né niente. Direi che è tutto fissato, non c'è nulla né in avvio né nel task manager, quindi direi che per adesso l'ingegnere ha vinto. Direi abbastanza semplice. Bene, desktop boom, boh, ti butto nel cestino, bella, sei stato bravissimo. Forse è per questo che dentro la cartella ce n'erano due, perché erano semplici. Va bene, Chilled Windows, ragazzi, è il prossimo. Vediamo che cosa è in grado di fare. Ingegnere contro Chilled Windows. Mi raccomando, iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto.
Startup trovato un'app indesiderata. Ah, perché quando riavvi giustamente Windows Defender ritorna app. Io per sicurezza, ragazzi, riestrarrei il file dallo zip, perché se no magari l'antivirus lo ha danneggiato. Noi non vorremmo mai che i nostri virus vengano danneggiati. E direi ingegnere versus chilled Windows. 3, 2, 1. Momento epico. Non è successo niente. Si è avviato Windows. No, oh. Sono scioccato. A che cosa diavolo abbiamo appena assistito, ragazzi? Che cosa cavolo era sta roba? Ma non ha lasciato niente. Oddio. Credo che sia il più bello che abbiamo mai visto fino a questo momento. Grazie mille di avermelo consigliato. Però non vedo nulla. Allora, io apro un attimo il task manager e lo rieseguo. Non ve lo faccio rivedere, anche se so che vorreste. Vediamo che succede. Lo abbassa d'icona. Osserviamo un attimo. Cerchiamo di capire se ci sono dei problemi. Sì. Ma è un video? Non funziona niente. Ma è un video? È troppo bello comunque. Allora, pare un video, però... Ecco! Avete visto? C'era l'icona di un MP4 qua. Quindi, molto banalmente, quello che è questo coso qui non è un virus, ragazzi. Cosa mi avete? Questo è un video divertente. Porca vacca, siamo rimasti fregati. Vabbè, faccio una ricerca rapida su internet e vedo se trovo qualcos'altro. Eccomi qua, ragazzi. Ho cercato nei commenti dell'episodio numero 4 e alcuni di voi mi hanno consigliato questo bonzify.exe. L'ho scaricato e al suo interno c'è un'altra cartella creata nel 2018 chiamata Big Bang. Va bene, la apriamo. E al suo interno abbiamo un altro meraviglioso file.exe. Lo trasciniamo sullo schermo. Cos'è questa scimmia? Allora, l'episodio di oggi è stato un po' particolare tra chilled Windows, i virus qua del Natale, desktop boom di bassa fattura. Dai, facci divertire un po', Bonzify. Sì, ti do il potere, vuoi consentire... Adesso ci piace, ragazzi. Vuoi consentire questa app con autore sconosciuto di apportare modifiche al dispositivo? Sì! Benvenuto nel PG Optimizer Pro Installer. Cliccando sì stai accettando i termini di servizio. Se stai vedendo questo messaggio senza sapere quello che hai appena eseguito, per favore premi no e nulla accadrà. Se sai che questo è un malware e che lo stai eseguendo all'interno di un ambiente protetto, premi sì e divertiti. Vuoi eseguire questo malware? Beh, certo, ragazzi. Vogliamo! Addirittura un altro warning. Il creatore non è responsabile per tutti i danni fatti da questo malware. Vuoi davvero eseguirlo? Ma certo che vogliamo! Bonzify versus ingegnere.exe. Ingegnere.exe. Sono andato un exe.i. No, non... Cosa... Hello there, Shimono. I'm Bonzi, but you already know that. I'm back to destroy your computer again. But this time, it's an actual destruction. Ma è una scimmia che parla? No! Corromperai tutto? I miei programmi sono i tuoi schiavi? No. Tu ritorni sempre. Ho 30 secondi prima della distruzione finale. Guardati attorno perché sono ovunque. Ho 20 secondi, ok, un attimo. Fermi, mo ti killo, vediamo. Ciao, Bonzi, ci vediamo. 10 secondi, ciao. Oddio, cosa vuol dire? E qui la mia povera registrazione si è interrotta. Vi racconto brevemente che cosa è successo dopo. Il mio computer principale si è dovuto riavviare perché c'erano degli aggiornamenti di Windows, i classici. Sfortunatamente però, nello stesso istante, il mio antivirus aveva rilevato dei problemi all'interno della macchina virtuale. Sì, il file.vdi della mia macchina virtuale era stato rilevato come infetto dal mio computer esterno. Mentre l'antivirus fa una scansione
versione di quello che alla fine è bytecode, che sono dei byte uno dietro l'altro, e vede roba sospetta o dannosa, il computer potrebbe effettivamente allarmarsi, e quindi per questo motivo vi dico di non fare queste cose a cuor leggero. Risultato: quando ho cercato di loggare per la prima volta nel computer che si era appena riavviato dopo gli aggiornamenti, mi è uscito fuori questo meraviglioso blue screen dove il mio profilo non era disponibile, e con il profilo tutti quanti i miei dati personali, tutti i file e tutto il resto. Questa cosa, ragazzi, accade quando l'antivirus ruba blocchi di memoria e scansiona certi file che servono a Windows per caricare le tue impostazioni una volta effettuato il login. Ovviamente non vi sto neanche a dire che ho perso 27 anni di vita mentre ho visto quella schermata e ho loggato con il profilo di default di Windows in cui non c'era letteralmente né un file né un'icona, però fortunatamente le cose si sono messe a posto. Quindi, signori, altro che la scimmietta, qui siamo davanti veramente a qualcosa che andava oltre alla nostra immaginazione. Fortunatamente la storia si è risolta nel migliore dei modi, un riavvio ha veramente salvato tutto, però direi che in questo caso un'iscrizione da non se l'è meritata, perché ha davvero rischiato il suo intero computer. Vi invito nuovamente, caldamente, a non emulare mai quello che faccio all'interno di questi video, perché se non sapete dove mettere le mani, poi dopo perdete tutto quanto, e non è una bella sensazione, ve lo assicuro. Al prossimo episodio, ci vediamo venerdì prossimo.